Da Natale che non faccio più video. L'ultimo video è un video sui petardini, su un petardino di Natale, quindi lasciamo perdere questo video che non c'entra niente con il nuovo video che stiamo facendo, che tratto oggi nel mio canale. Quindi ragazzi, allora vedete qualcosa di nuovo, per chi mi conosce, non mi conoscerà quasi nessuno, pochi iscritti. Vabbè, io faccio video così per tanto, per passare il tempo, non è a scopo lavorativo, ecco. Non voglio soldi per il mio canale. Vedete qualcosa di diverso? Vedete la freccia del mouse, il cursore del mouse modificato. E allora, se volete che vi spieghi come modificare il cursore del mouse, votate con l'hashtag vorremmo no, 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 scusate, votate con l'hashtag vorremmo cursore del mouse modificato. Io voto quelle più votate. Nel prossimo video vi farò vedere come modificare il cursore del mouse. Ok, bene. In questo video non parleremo del cursore del mouse, che vi ho detto, dell'hashtag che poi vi scriverò in descrizione. In questo video tratteremo, vedete questi tre, quattro giochi che ho. Allora, questi quattro giochi che ho sono craccati. Allora, come ho fatto a craccare? Io l'ho craccato con Giona, perché voi mi direte: ah, torna, che uno sgonfia, uno sgonfia, non dico che cosa, e poi c'è la versione pro, poi dopo livelli a pagamento, poi è vero che è molto sicuro, però ci impiega tipo delle ore, poi dipende anche dalla connessione. Io ho la fibra, ho la ultra fibra, quindi non dovrei avere problemi. Però il problema di torrent è lungo comunque, anche con qualsiasi connessione che hai è lungo. Allora, è partito il video. Ah ragazzi, sì, è partito, non lo vedevo per un attimo, no, solo controllato. Jonah è questo programmino qua. Allora, ve lo faccio vedere. Vi dico solo già una cosa da inizio: Jonah darà i giochi in russo. Perché in russo? Perché comunque sono giochi craccati, non è che ti possono dare tutto il comfort. Un gioco originale, comprato. Quindi vi faccio vedere tipo Hitman. Aspettate ragazzi, che si avvia, eccolo qua, già avviato. Si è avviato prima del dovuto, che di solito era più lento. Allora, Hitman Absolution va, adesso non ve lo faccio vedere perché se non vi crasha il PC, perché sto registrando. Come sapete, con Acube Chatter voi non vedete, ma io uso Acube Chatter, mi trovo bene con Acube Chatter. I video non vanno registrati a schermo intero, infatti poi dovrei vedere come si chiama fare dei gameplay, non sempre i soliti gameplay di Minecraft, ma qualche gioco porterò magari uno di questi quattro giochi. Scrivetemi nei commenti se volete qualche gioco di questo, Tomb Raider o Friday, TH lì Friday. Però Friday, vi dico ragazzi, che sul mio PC, visto che è un ASUS, è un portatile, non parte, non, pa non è che parte, parte ma lagga morte, e non c'è la parte online, mi dispiace ragazzi dirvelo. Però se volete Tears of the Game, vi consiglio: uno, di scaricarlo da Zona, che non è fidato. Due, come si chiama? Aspettate ragazzi, che mi sfugge. Due, ve lo consiglio su un computer fisso, perché sul portatile lagga morte. E tre, se riscontrate il problema del VR runtime 140, una roba del genere, io segnalatemelo sul mio canale, che io vi porto un video riguardo come fissare quel problema. Bene ragazzi, a parte queste cosette su questo giochino qua, Friday, Friday. Allora, vi faccio vedere che qua è in russo, lasciate perdere, tutto qua intuite.
La prima cosa che c'è in alto è gioca, di solito queste cose qua sono delle opzioni, delle video, risoluzione video, magari questo sito web, che non so, capisco, e di solito l'ultima cosa in tutti i giochi è l'uscita dal gioco, quindi clicchi qua e esci. Passiamo a zona, per non dilungare il video. Abbiamo zona. Qui avevo già scritto qualche gioco per farvi vedere che ci sono i giochi più nuovi. La zona si presenta qui. Questa è la parte download. Quindi qua vedete tutti i vostri giochi in salotto. Pretendo una cosa, voi vi consiglio di non mettere più giochi in installazione, mettete una alla volta. Ci impiega tra le 4 e le 12 ore, molto meno che Torrent, perché Torrent di solito ci impiega anche a volte dei giorni, quindi vi consiglio Zona anche per questo, a parte che sono russo, ma poi voi, alcuni giochi si possono cambiare le lingue, grazie a Dio. Qua ci sono tutti i giochi. Qua ci sono tutti i giochi nel genere action, stealth, horror, eccetera, eccetera. È bellissimi, c'è pure Far Cry, c'è scritto Free Cry 2, che potete cercare. Ovviamente ci sono film, video, move, quindi film, serie, però sono in russo, ragazzi. Lo so, ragazzi, però accontentatevi che fidatevi di me che è carino giocare con questo sito. Una volta che voi, come si chiama, in questo caso io ho preso State of Decay 2 in esempio, qua c'è il video, vi fa vedere com'è, ma io adesso non l'avvio che non mi interessa, tanto lo guardate poi voi. Qua cliccate per il download, ti dice anche il bello di questo sito, che ti dice anche in giga, non è che te lo dice già qua, vicino al download. Cliccate qua, e ve lo fa partire. Andate qua sul download e vi fa vedere il download del gioco. In questo caso qua io lo rimuovo dal PC perché non mi serve. Questo qua vuol dire sì, ricordatelo, vuol dire in russo, e l'altro vuol dire no, annulla, rifiuta, tieni nel tuo folder. E adesso chiudo il gioco. Più o meno avete capito come zona. Bene. Per andare a scaricare, vi lascio comunque il link in descrizione. Ho già preparato il tutto. Questo è il sito. Questo è l'HTTL. Qua, l'indirizzo. Giona si presenta così, piccolino. C'è cioè in russo, inglese. Io metto inglese. Enter in space, non so cosa sia. Qua vi fa vedere un po' come faccio Giona. Qua è un po' diverso, perché ti chiede, ti consiglia di fare gli aggiornamenti. Io non l'ho ancora fatti, magari poi provo, proprio tanto per adesso. Ragazzi, il bello c'è per 3-5, poi comunque guardate, trovate tanti giochi. E qua, scaricate gratis. Quindi voi cliccate qua, vi portano un sito russo, quindi se volete traducete, ma è quello simile in italiano con tutti i passaggi, simile a molti siti. E qua, parte. In questo caso non lo faccio, perché non lo voglio. Faccio pausa, anzi, lo elimino. Faccio annulla e chiudo tutto. Ragazzi, questo è il video tutorial, vi lascio tutto in descrizione, ripeto, hashtag vorrei video precetta mouse per supportare il canale, e se più commenti votati con questo hashtag vi porterò la prossima volta video su come modificare freccetta cursore nel mouse, freccetta mouse. Poi scrivete un altro hashtag, non vi porto più di un video barra due video a settimana, scusate ragazzi, ma io non sono sempre per YouTube. Scrivete hashtag vorrei un gioco, quindi vorrei un gioco, che vuol dire non è che vorrei un gioco, quindi io vi regalo un gioco, no, vorrei un gioco, nel senso uno di questi quattro giochi, oppure ancora meglio ragazzi, no, vorrei hashtag vorrei F13, che sta per Free Day 13, quindi vi porterò Free Day 13, Eurotrack, hashtag Eurotrack, e vi porto, ovviamente quelli più votati vi porto Eurotrack, hashtag vorrei TR, Tomb Raider, o hashtag vorrei Hitman Absolution. Ok ragazzi, a parte questo, iscrivetevi, commentate con tutti i vari hashtag che vi ho detto, che vi lascio in descrizione, lasciate like, spolliciate questo video, e alla proprio ad Adè, Filetto 82, au.
Euro, vorrei Euro Truck, vorrei comprare,